Ci dovremmo essere, calma. Calma che c'è un rientro spaventoso. Tutto nero anche adesso, io mi vedo però, ragazzi. Sono entrato con browser, è vero? E mi vedo. Ancora tutto nero? Provi a spingere te Fishing Planet, magari. Però io mi vedo. Mi vedo, mi vedo. Boh, io credo. Ora, adesso, provate a riaggiornare. Turo. Turururu, turururu, turururu. È caldo. È caldo, è caldo, è caldo. Buonasera. Audio. È caldo, sì. Allora, bimbacci, bimbacci, ci dovremmo essere. Vediamo un po' se Veronica ci fa vedere un attimo, ci dà una conferma. Io provo anche da smartphone. Allora, dovrei avere, una volta ce l'avevo Twitch, ora nei vari social mi è sparito Twitch, quindi dovrò reinstallarlo. Va bene, bimbi. Io ci spero che mi vediate e che mi sentiate. Io sono qui, Twitch Italiani Pesca Channel. Vai. Ci siamo? Ok, meno male, vai, la posso spingere qua. Rimanimi un pochino collegata a Veronica che proverò a vedere se riesco a far partire Kona. Scusate il sudore, ragazzi, ma sto schiumando dal caldo. Allora, andiamo ad aprire Kona. L'icona di Kona. Ah, Gugu. Ah, ragazzi, da là. Devo mettere un cazzo di ventilatore perché sto schioppando. Allora, comincio l'avventura su Kona. Per fare questo, però, come sempre, devo passare alla modalità gaming. Kona è un po' noioso perché non ti permette di spostarti in altre finestre. Allora, vediamo se intanto riusciamo ad andarci, eh. Ok, dovremmo esserci. Yeah. Ok. Bene, bimbi, si ritorna nel magico mondo di Kona. Ah, buonasera. Buonasera, cinghialone. Buonasera, stasera siamo un po' chizzi, come sempre quando facciamo Kona. Allora, andiamo, recuperiamo. Eravamo qua. Eravamo qua nella casa. Allora, io mi ricordo. Allora, che avevamo visto una potenziale possibile soluzione, se non mi ricordo male, amo. Ed era però la finestra aperta sembra più chiudere, perché se devo urlare, i vicini di casa magari non gli fa piacere se urlo. Sai com'è? Magari metterò un ventilatore, un condizionatore. Allora, eravamo arrivati in un punto, se non mi ricordo male, che c'era prima una cassaforte. E c'era da Sì. Una qualche parte da recuperare. lettera e tre numeri. Sì. Ed era, mi sembra, all'inizio però. C'era da andare. Siamo alla casa della chance. A per continuare. Infatti ho premuto un'altra lettera, va bene. Allora, eravamo. La sensibilità del mouse. Eravamo in questo punto. Avevamo la cassaforte qua e c'era da mettere tre numeri. Allora, che dobbiamo però andare a recuperare. Vediamo un po'. Allora, no, devo aprire. Per andarli a recuperare. Aspetta, prima di congelarmi, magari. Prima di congelarmi, metto la mappa e guardo dove c'era da andare. Se non mi sbaglio, era anche abbastanza all'inizio. Io credo addirittura che fosse l'Emporio. Sai che non mi ricordo? Perché io vengo da qua. Dal capanno, vedi, dall'area di sosta che non ci possiamo più tornare. Dal capanno. Però Eberhard, se non mi sbaglio, c'è da andare all'Emporio. E dietro l'Emporio c'era da fare quel pezzettino a piedi. Vediamo un po'. Proviamo, dai, proviamo, proviamo, proviamo. Mi sembra che fosse l'Emporio. Quindi comunque c'è da prendere l'auto. Andiamo. Le porte che si chiudono da sole, bellissime, automatiche. Quando è stressato, Carlo è meno preciso e corre distanze più brevi. Sì, ho capito, ma stressato di... Allora, guarda, facciamo una cosa, sei stressato? Ciccati una cicchetta, vai, cicchettina, vai, così recuperi.
a livello mental. Però cara la salute. Ma la sigaretta? No! Nel serbatoio è finita! Vedi che fumo nel serbatoio! Bene. Ok, andiamo via prima che la sigaretta sicuramente rimarrà sospesa. Voglio dire una cosa, ragazzi. Allora, così esci. Voglio dire se è rimasta sospesa. Dai, esci, Cristo iddio. Voglio dire se la sigaretta è rimasta sospesa in aria. No, vabbè. Allora, devo, mi sbaglio, devo girare a destra. Ah, le montagne, le lasagne. Yeah! Veloci come il benzio. No, non gira. Ecco, appunto. Ah no, aspetta. Mappa. Io sono qua, devo andare e sì, a destra. Va bene, dai, andiamo a destra. Dobbiamo trovare l'area di Servaisios. Però a me così mi dà l'idea di tornare indietro. Ciao amore, buon lavoro. Maika ci saluta, che va a lavorare. Addio, caricamento. Oh, ciao Foltesi, buonasera, tutto bene? Sì, siamo su Kona, come sempre. Qualche difficoltà ultimamente ad avviare la live, però alla fine siamo riusciti. Allora, andiamo qua, se non mi sbaglio era... aia! Era l'emporio. Gira. Ok, era per in qua il posto dove doveva andare. Esci, 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 cazzarola! Ma com'è poco responsivo stasera. Allora, andiamo. Ha messo la torcia. Ha messo la torcia. Allora, io qui avevo già fatto un po' di cose. Intanto mi riscaldo e salvo, eh. Allora, se non mi ricordo male, ok, c'era questa cosa, però poi ce n'erano altre nel bosco, nel bosco, nel pieno del bosco, però magari ok, andiamo. Ed impronte di lupo. Qui c'è il fiumiciattolo che è un po' congelazio. Cosa c'è lì? Ah, è tipo una curva. Però io seguo le impronte del lupo perché secondo me... No, qui c'è un albero caduzio. Io mi sto addentrando, però... Secondo me ho fatto una carpazia, però vediamo, eh. Scherzavo! Scherzavo, 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 scherzavo! Dov'è, 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 dov'è? Consumabili? No, inventario, inventario! Dov'è il fucile? Cristo e Dio! Dov'è, 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 dov'è? Equipaggiamento! E uno, vieni! Vieni dallo zio, vieni che ci penso io a te! Vieni, dove sei? Lupino! Lupizio! Ah, ci hai ripensato ora, eh? O vedrai. Cazzo, cazzo. Dove sei, Lupizio? C'è del legno. Io mi sto addentrando e aggirando, però... Se qui ci sono dei ponti, evidente... io devo capire, perché sapevo che c'erano delle pietre da controllare. Ora io rivado qua... E vediamo se le trovo qua. Nel mentre mi aggiro. Se mi aggiro e mi muoverei a... Sì, ma anche un pochino più veloce. Sei così stanco, ragazzo. Andiamo, su. Alla montagna. Eccola, eccola qui, vedi? Perfetto. Vabbè, mi dirà di usare la Polaroid. Prendo Polaroid. Faccio foto, foto mi dice dove andare. E infatti le ungulate vanno di qua. Che era una zona che non avevo controllato all'inizio. Ed ecco ancora un'altra. Cos'è quello? Prendo una Polaroid, tanto ormai si fa collezione, eh.
così anche con l'omino sullo sfondo, guarda. Però l'ungulato va oltre. C'è anche un fucile a terra. C'è un uomo qui dentro. Eccolo, è il primo. Questo ci mancava, ragazzi, eh. Questa era una parte che avevamo persa all'inizio. Carlo sentì il brivido di ormai familiare e tornò nel mondo. Ecco, cane, va bene, dai, ti facciamo a ritroso, Leon. Eccolo. Sta scappando da un lupo. Qui c'era il fuoco. La bestia dorme a lungo, il suo santuario sembra inespugnabile, c'è ghiaccio per ogni dove. Devo allenare la mia pazienza e aspettare che sia ad uscire. Devo pensare come un cacciatore. Spesso la bestia invade gli insediamenti che si affacciano sul lago. Terrorizza gli uomini bianchi che non se l'aspettano ma avvertono la sua presenza. Un terrore gelido che ti avvinghi all'interiora. La bestia eccita i lupi, li rende più aggressivi. Uno di loro mi ha attaccato, ho dovuto tagliargli la gola. Quando ha reciso la carne, la lama ha risuonato come un filo teso. La bestia si avvicina ai villaggi, si muove di notte, portando con sé fitte nevicate e forti folate di vento. Ho seguito le sue tracce, ma non è servito. Non conosco l'uomo bianco congelato nel ghiaccio, ma so una cosa, è opera della bestia. I suoi attacchi gelano il sangue delle vittime, gli uomini bianchi non sanno nulla di questa forza della natura. Ho toccato il ghiaccio che imprigiona l'uomo bianco, ho visto cose che non comprendo. Ok, va bene. Andiamo. Qui è il lupo. Cosa? Collanizia. Eccolo il numero, guarda. 739. Un nuovo cammino spuntò all'improvviso davanti a Carl. Allora. Sì. Dove c'è da arrivare? 739, eccolo. Guarda là, questi scappano o vanno? Figo però, ragazzi, non è male con, eh. So che c'è chi non lo apprezza, ma secondo me non è male per nulla. 739, ma io penso che a questo punto dovrò andare all'inizio del cammino. Ciao Marley. Una figata, ragazzi, è bello. A me piace, ragazzi. Non è graficamente il top, ma ha una bella trama, una bella storia. Eccola la macchina. Che abbiamo? Portafogli di Gilles. Ok. Ok, la visione si inerca nel mondo reale, ora sapevo che fossimo nel ghiaccio, perfetto. Hai capito. Il gestore dell'emporio. Ma cazzo, è notte. Non era notte però quando noi ci siamo. Maremma cane. Sì, al buio conviene mandarsi a rintanà. Al buio la mia macchina è laggiù, mi caga addosso al buio. Ma te scherzi, la mia. Sì, ciao, te sei morto, meglio sta con un morto che sta fuori. Perché è buio? Non mi garba un cazzo, ragazzi, stasera, eh. Ma che me ne frega del registratore di cassa. Perché è buio? Non mi garba il fatto che sia buio. Odio il buio. Nei giochi io odio il buio. Scusate, monto sopra. No, c'è proprio un muro invisibile. Vabbè, dai, andiamo alla macchina. Via. Madonna, come non mi garba il buio nei giochi, muoviti! Vai.
già qualcosa, dai. Ora vediamo un po' dove c'è da andare. C'è da tornare. C'è da tornare indietro. Quindi a sinistra. Vicino alla. Maremma maiala! Forte sì! Porco cane! Ma vi rendete conto delle donazioni in questo momento? Grazie, forte sì! Voglio morire. Mamma mia. Altro che Loretta Biretta mi ha fatto morire. No, che scendi! No, no, no. Sali. Ho matto. Di fuori. Oh, di cervello. Vieni, guarda la mappa. Ce n'abbiamo una luce per guardare la mappa? Meno male. Devo girare a sinistra, dai. Mamma mia. Lo sapevo che c'era l'albero. Allora facciamo così. Amo un po' di musichetta allegra. La lì la montagna. Andiamo giù. Sono cagata addosso, via buono. Sì, qui già un piglia. Mappa. Devo girare sulla sinistra ora. Però è sulla sinistra. Non scendere, Cristo e Dio. Tasto sbagliato. Mappa. Te vai tranquillo. Io sarei già andato via però, bimba. Te lo vuole di sinistra, ragazzi. Sinistra. Sinistra, ma dov'è casa di sta gente? Questa qua? Sì, ma, sì, poi al buio così. Ma che ridi, forte, si mi hai fatto morire! Tutto un attimo di crisi interiore, sono cagato addosso. Ok, dai, scendiamo. C'è qualcosa qui da fuori, sono io qua acceso il fuoco a regola, no? No, questo non sono stato io. Porca merda. Qui non ce l'ho messa io. Sì, ma che cosa tieni la Polaroid in mano? Ragioniamo così. Questa è una Polaroid che piace a me. Cazzo. Via, via, andiamo al chiuso, dai. Chiudi, chiudi. Torcia. Dio, questo rumore del vento. Sì, sì, ma io chiudo tutto. Mi chiudo tutto. Non me la fa chiudere. Chiudi. Nulla. Allora. 739. Come si fa? Ruota manopola WASD. Allora, A è 1. 1, 2, 3, 4, 5. Se proviamo G. G39. Proviamo. La 7 come lo facciamo? Ma era 739, fammi un po' vedere l'inventario. Allora, dovrei avere quella piastrina, dov'è? Consumabili? No. Equipaggiamento. Ma allora com'era? Era 139. Dai, stai fermo lì te, eh. Allora,
7 come lo faccio il 7? Ah, mozza. Quindi qui... E che cazzo? Ho capito, proviamo a far così. Si chiamava Gil. Mi devo ricordare quella targhetta, ragazzi, ma non me la ritrovo dove l'ho messa quella targhetta. A parte, scusami, ma sarò stupido. Dammi il diario, ce l'avrò sul diario da qualche parte, no? A regola, la freccia, la caccia. Ma la caccia mi interessa relativamente, mancano un mucchio di foto. Infatti. No, precedente, dai. Sarà qualcosa, neanche l'omicidio di Hamilton, la giovane donna, lo schianto, un freddo mistero? Sembra. Però il freddo mistero è uno di quattro, quindi seguente C. No. Dove cavolo, un caso di vandalismo? Però da qualche parte ci dovrebbe essere. Eh no, poi mi riporta qui. Che è questa? No, non voglio gettare la foto. Volevo capire com'era la situazione qui. Documenti. Eccola. 739 però. Proviamo L739 che è le chance. Proviamo. Proviamo. Allora. No, e non c'è la L. Quindi la B proviamo. Allora. Eccola, buono, buono, molto buono. Documento compromettente. William Hamilton è un farabutto, ricatta tutti nel villaggio, me compreso, al pari del famigerato Serafin Poudrier. Questo documento contiene le prove di ogni bustarella pagata da Hamilton alle autorità federali per l'acquisizione di quella sua maledetta miniera. Del fatto che abbia sguinzagliato i suoi scagnozzi per spargere terrore nel villaggio, non importerà i tribunali giù a Montreal, ma del fatto che corrompe i pubblici funzionari sicuramente sì. Posso già immaginarmelo in prima pagina. Gli inglesi sono tutti uguali. Trionferemo. Scritto in inchiostro diverso, Hamilton è solo un farabutto, un assassino. Non credo nel suo rimorso. Credo fermamente che pagherà per il crimine che ha commesso. Non credo nella magia dei nativi, ma credo nella loro vendetta. Sì, però adesso in tutto qui... Ah, traslocare. Che attività magnifica. Certo, tra i suoi giradischi, ma i dischi sono un'altra scatola che apri settimane più tardi. Sì. Però a me, ragazzi, c'è qualcosa che non quadra. Perché io non posso dormire tra le altre cose. Non posso cucinare. C'è un problema di... A parte un Migalba sta qui con la finestra. Ti muovi? Ma guarda com'è valente. Ok, così mi garba già di meno, ma almeno vedo dove... Allora, c'è qualcosa che non mi cuba qui. Perché ora che faccio? Perché a me a questo punto mi servirebbe la motoslitta. È vero sì che io adesso ho la tanica, però con la tanica cosa faccio? Perché io, se non mi sbaglio, l'ho qua in fondo. Dai Lamotte la motoslitta, che faccio? Esco da qua? Perché potrei utilizzarla per passare di qua, ma potrei anche andare oltre verso Manastar Nord e da Hamilton, ragazzi.
Mi ci fa arrivare a Manastan Nord? Io proverei. Devo semplicemente seguire all'Emporio. Invece che infilare dal dottore, devo andare all'Emporio. Ma mi ci faceva andare, ragazzi, all'Emporio a destra? Vabbè, oh ragazzi, non ci resta che provare. Nel mentre che proviamo, prendiamo una pistola, eh? Madonna, che rumori brutti. No, però hai ragione, buio così meglio la luce che la pistola. Però scusasse, eh. Ma come son basso? Ah, ecco perché andavo piano, ero chinato. Vabbè, me la vaghi lì, eh. Mi voglio girare dietro perché tanto mi cago solo addosso se mi giro dietro. Allora, intanto monto, che sono anche abbastanza più al sicuro se monto in macchina. Ok, c'è la musichetta, fifre la montagna e con la gna... Accenditi. Vabbè, niente musica. Allora, io adesso devo girarmi dietro di me e andare a destra. Allora. Girarmi dietro di me. Girarmi dietro di me. Girarmi dietro di me e andare a destra. Ok, allora a questo punto dovrei essere. Ok, no, gira. Cosa ho premuto? Ok. Adesso proseguo per la strada e vediamo un po'. Gira, sto Dio! Di qua! Io non mi ricordo, di qua dove vado a rifinire? Ok, questa è la parte che non ho fatto. Quindi ci sono un paio di case da vedere, ma io la motoslitta però non l'ho presa, ragazzi, eh. Però la questione è che dove ci andavo con la moto... E se io con la motoslitta riuscissi a saltare dalla parte di là, del progetto segreto, il problema è che poi dove vado a rifinire? È quello. La proviamo la moto, io non la provo di... No, di notte non la provo la motoslitta. Piuttosto vado avanti... Ok. Allora. Però è tutto al buio, Cristo e Dio, non si può arrivare di giorno. Avanti devo andare poi sulla destra che c'è delle camere, dei letti. Ma come mi garba sta situazione, eh? Che è questo qui? Madonna, però al buio così tutto, dai, un po' di luce. Ok, i vivai, ma i vivai di cosa? Madonna, che palle. Ma te la, ma non potresti andare a letto? Non c'è modo di dormire qui? C'è un'accetta, magari una torcina, che dici? Lo so. Salve, nessuno? Aspetta che non si sa mai. Chiudi. Nuova annotazione nel diario. Che ci abbiamo? Accendi il fuoco. Mi manca il legno, ma non voglio rischiare, dai. Io muovo pezzi, però. C'è una torcia, guantala che... Oh... Vabbè, qui non c'è nulla alla fine. C'è un birino. E termosino, ispeziono. Mezzo pieno, mezzo vuoto, ma vai a cagare. Questa borsa qui non ci fa nulla. Qua non c'è nessuno. Salve. Ho paura dei lupi. E
montagne, tarituri re, e le lagnagne, ancora dritto fino in fondo. Andiamo e viva, la mia domanda, io devo proprio andare al buio così nel vivaio? Piano. È 10 miglia orarie, ma secondo te io faccio di più? Vabbè, in poche parole l'altro baracchino è alla fine della situazione. Vabbè, qui è gente. E quello? Paranoia. Qui c'è una strada. A posto. Cos'è in terra? Che c'è in terra? Cioccoli. No, e lo sapevo, guarda. Ta vedere, piglia la Polaroid. Tua mamma Polaroid. Dai, dove devo andare seguendo l'ungulato? Di là. Come lo odio. Ce l'ho, rutolo. Ce l'ho, vai. Vai, vediamo un po' dove devo andare. Io ci provo, ma almeno metti una torcia, dai. Io, ma perché sto andando verso la morte così? Guardane un altro. Prendi la Polaroid, dai. Io sto abbandonando la macchina tra le altre cose, eh. No, no, un fa così, un da retta, piglia il 4, andiamo di torcia. Dove sei? Via. Vabbè, le brutte, eh. Sì, poi ci sono le impronte dei lupi. Laggiù c'è qualcosa, vedi? Andate via! Bravo, io non ci ballo con i lupi, detto bene. Detto proprio bene, io non ballo con i lupi. Ferini. Prendo la Polaroid. Io qui non so come muovermi. Già non è che non so come muovermi. È che vorrei evitare. Dei rumoracci. Io non so dove sto andando poi in definitiva, eh. Vediamo un po'. Tutto qua finisce. Vabbè, allora niente, eh? Signori, è stato bello. No, dammi la torcia, vai. Va bene, dai, torniamo allora a sto punto. Sì, però dovrei tornare alla macchina, dove l'ho? Porca paletta! Quanto?
No, io ci vado a dritto. La parte della scarpinazia non la faccio. Vado verso il capanno e la baracca, perché c'è Cicci che fa la cacca. Andiamo di qua, forza. Madonna, com'è? Che brutto posto! A sinistra. Andiamo di qua. Vai, così va bene. Così torniamo alla macchinina. Andiamo, andiamo, che a me gira così nel buio proprio. Guarda che posto, ma che cazzo mi è venuto in testa? No, mi smette di correre, andiamo su. Allora, dove è la macchina, eh? Eccola. Oddio, bene, la mia bimba. La mia bimbina. Arrivo. Odio perché tanto quando arrivi vicino alla salvezza succede sempre qualcosa. Ciao JDL. Andiamo, andiamo. Dio! Andiamo bimba, su. Vai. Ah, la montagna! Tienimi su di morale, vai. La le montagne con le la fregne bagna. Dalla montagna, dove sei cazzo? E allora, eccola, c'è un'altra freccia. C'è un'altra freccia, credo. E ti pareva? Qui siamo in zona, eh? Qui siamo, mi sa, in zona. Guarda te la mia ombra, vai a cagare. Io la prendo anche una Polaroid, però la prendo così perché almeno forse riesco a vedere un po' l'ungulato dove va. L'ungulato va verso di qua. Mi spiego perché. Oh, l'ha levata. Ma il problema è che io ti vorrei anche bene, eh. Vediamo un po', ragazzi, vediamo un pochino cosa ci dice la situazione qui, dai. Allora, andiamo sulla caccia. Qual era la caccia? Qualche foto l'abbiamo fatta. Però io per ora, onestamente, non me la sento di seguire tutta questa parte, eh. Vedi, qualcuno ha cercato di fermare un animale selvaggio, ma io piuttosto adesso voglio capire chi ha ammazzato chi. Purtroppo, bimbi, per ora quella è la mia priorità. C'è una radio accesa dentro che non l'ho accesa io e già questo mi fa incazzare. Cioè, se non ci metto la luce non me la fa vedere. Dai. E Cristo, fammelo prendere. Ma te guarda. Oh. No, vediamo un po' che ci abbiamo qua. La birra fa sempre bene, anzi me la vado anche a bere subito un birino. Impronte di lupo. Come si entrava qui? Ah. Chiudi, chiudi. Allora, qui che ci abbiamo? Ci abbiamo la legna. Vabbè, dai, un pochino di fuoco. Ah, l'inventario di carne è pieno. Quindi accendo il fuoco. No, non posso accendere il fuoco. Vabbè, tanto uno freddo, freddo. Allora, qui che ci abbiamo? I calzini, valigia, qui che c'è? C'è qualcosa da raccattare? No, sembra sempre una bocca per la valigia. C'è una sciura là, mezza ignuda. Qui le birine. Sai che c'è? A proposito di birine, mi faccio un birino. Tanto mi aiuta a tirare su di morale. Guarda, là! Vedi? Però intanto rimetti la luce, bimbo, perché se no non si vede una sega, vedi? Accendi la luce, vai. Ispeziona. Un solitario, giura. Vediamo un po' se c'è qualcosa. Medikit. Ha tanti danni alla radiolina. A me fa compagnia. Allora. Sì, perché sennò mi ci verrebbe la paranoia a stare in questi posti qui. Ma che
la paura della mia stessa ombra. Allora, il tape mi serve. Ho capito, ma mi fa andare qui. Gli al tape, che il cibo non finirà tanto presto. Però marcisce quella roba lì, eh. Allora, io qui ci sono arrivato. Però onestamente il percorso di quello che rincorre. Vabbè, tanto la voglio sempre rischiare io. Tanto deve essere sempre così, ci abbiamo sempre da rischiarla, vero bimbi? E però. Ascolta, rincorri poco, vi perché. Vedi. C'è tutta una barriera di roccia. E non la sorpassi, almeno con tu trovi una caverna. Ah, vabbè, al limite della mappa, dai. Credo, eh. Eh sì, anche perché più là di qui, vedi, tu ci fa andare. Ti comincia a mettere 2000 alberi e tu non ci vai più. Vabbè, io invece che camminare in un deserto di alberi tornerei alla macchina, eh? Che dite? Safari, vedo delle lucine laggiù. Devi camminare prima perché hai finito la stamina tu, ma eh. Andiamo alla macchina e torniamo indietro, così si evita una morte lenta e dolorosa. Magari, dov'è la macchina? Eccola là. Cioè, ragazzi, ma quanto dura una notte qui? Porco cane. Dai, andiamo. Tanto lo so che prima o poi mi becco un jumpscare che non finisce più. Lo so, tanto è sempre così. Allora, dove vai? Aspetta. Allora, io ora mi devo rigirare così, arrivare in fondo e poi girare a destra. Ok. Bene, bimbi. Andiamo. Dai, ma come curva? Mi hai fatto cadere addosso Foltesi prima. Ti voglio bene, grazie per la donazione. Ma mi hai fatto cadere addosso in una maniera che non te lo immagini anche. Fermati, su. Mappa. Un altro po'. Vabbè, bastava superare questa zona qui. Atami Peck orientale. Andiamo più su, vai. Ferma, perché qui se non mi sbaglio è infatti c'è da girarsi perché c'era una casina, ma se ti fermi però your mother fucking bitch, eh? Allora dov'era che c'era da girare per andare? Ah, la musichetta allegra. Ok, ora qui dov'è la casina da entrarci? Mi credo che sia questa. Andiamo. E però, come sempre ce la giochiamo. A volte sì, non rugiolare che devo andare alla cassettina della posta. Su. Allora, proviamo. Noi che siamo massimi professionisti ed esperti. Usciamo, vai. Al buio, così al freddo. Ma chi ce ne frega noi, eh? E vedi? 4, c'è qualcosa? No, va bene, ci abbiamo tentato. Andiamo, salta su. No, me ne frega, non ci vado al buio a piedi alla casina. Oh, il cazzo. La casina ci si va con la macchinina. Là. Sì, mi sembra messa. Casa de Blaise. Io non so se entra direttamente il fucile, guarda. Allora, prima ci andiamo a fare queste zone qua, il capannino laterale. Cos'è? Piglia la bottiglia. Sempre prima il capannino. Ah, la luce mia, quella lì. Un'atmosfera invernale.
senza tanto suggerire che fosse disabitata. Attira l'oggetto. Ma non ce l'ho la calamita. Non ci credo, non c'ho la calamita. E per sbloccarlo mi ci vuole la chiave. Luce. No, che bastardi! Che poi come minimo dentro non c'è nulla, eh. Boh, forse ce l'avranno loro in casa là. Io mi auguro che te dondoli perché... dondoli per altri motivi, vero? Va bene. Ah, che fine abbia fatto il piede? Vabbè, uno scroccolo. Dio, buone tende da tutte le parti. Va bene, via, proviamo. Salve. Ah, c'è già la luce accesa qui proprio. Ispezioniamo. Chiave. Nicolotti e Fils. Insomma, il nome di un'azienda. C'è la mia, la chiave del capannozzo. Vabbè, accendere anche il fuoco, ma non c'ho la legna. Tanto non ho così freddo. Soldi in un barattolo. Che peccato. Ma come che peccato? Non si possa ampliare. Foto. Che foto? Che? Ok, ok. Oh, la radiolina che ormai ci fa compagnia. Oh, chiudi. E sigarettine. Sono piene di sigarette, ma davvero? A me fumo una. Consumabili, vieni. Ciccariella e 21. Porco che signore proprio. Ma poi sai che c'è ora? Già che ci sono. Faccio anche il mago. Mi prendo un medikit, guarda. Se mi riporta anche la salute a 1000. Forno. Belle queste stanze buie, guarda. Proprio ti danno un entusiasmo. Cos'è, una bolletta? La busta paga il tuo lavoro di un boscaiolo, senza dubbio. Meno male. Ah, la casa è uguale a quell'altra. Bistecche. Birra, birra, birra. Birra. Porco cane. Bistecca. Posso prendere nulla. O lascio qualcosa in macchina. Disegnini. Vediamo un po' di vacche se c'è. Tanto mi dirà usa il ricevitore. Ma la luce qui in bagno no, eh. La luce qui in bagno non va, eh. Va bene. Io non so ancora dov'è la cazzo di calamita comunque. Accendi fuoco. La bottiglia non la fai riempire? Intanto, l'inventario di Carlo è pieno. Lo so, c'ho il Carlo attrezzi. Eccolo, un po' di lettura per... Quindi se mi stai dicendo che... Eccole qui, vediamo un po'. Familiari. Familiari. Sarà il figliolo. Ok, ora però il problema è che qui c'è buio, capita? A me il buio mi galba. Figurine. Ecco, magari spengiamola, che... Risveglio brusco, che sono tutti scappati di casa? A sti cazzi, siamo su Minecraft, ragazzi. Dalla finestra, Madonna, lo so già. Si vede nulla? Cioè, ma te guarda che serata di merda stasera. Ma no, sa un po' meno terrorizzante stasera che sono da solo, no? Poi questo bambino aveva i vestiti della mamma qui. Ah no, c'è anche il letto. Solo le menti tormentate fumano a letto. Vero. Verissimo, verissimo. Verissimo. No, no, un cazzo che spingi, oh matto, di fuori di cervello. Ma te ti droghi male. Puttana.
Puttana. Che cazzo è? No, io non ci scendo giù. Ci sono i lupi come minimo giù. No, ma perché? Basta, via ragazzi, è stato bello, basta, via, a casa. C'è qualcuno in chat? Mi lasciate da solo, bastardi! Qui un po' di luce c'è, quindi... Se permetti... Questa mi calma già di più. È un lupo, è un lupo, è un lupo, è un lupo, è un lupo. Perché mi ha levato il fucile, tu ma maiala? Perché non gli posso sparare. Si è chiuso un bagno. Ma che cazzo? Tanto lo so che mi imponi di uscire fuori. Poi c'è la musica della colonna sonora. Da dove cazzo sei passato? Va bene, via. Me lo fai mettere il fucile? Mi fa mettere l'accetta e non il fucile? Non me lo fa mettere il fucile? Stardo. Va bene, vado da accetta, via, perché se no mi fa... Perché se no abbatterei la creatura che è fuori, no? Dai! Dai, dove sei? Vieni qui. Madonna, madonna. Ma... Apriti! Dov'è quel cazzo di lupo? Qui sempre la solita roba. Collega il cavo. Ma cosa lo collego con ciò la calamita? Non voglio fare la fine di luglio alla finestra, eh? M'hanno messo come un topo in gabbia, Dio buono. Non è che se la guardo dalla finestra vedo tutto il mostro, eh? Marley, non mi camminare dietro. Ci metti anche te. Non gli ho potuto sparare. Però c'è qualcosa in terra. È un calzino, dorava. Che faceva? Poi da dove è entrato? Da dove è uscito? Andiamo in macchina. Il capanno me lo farà aprire? No, ci vuole la chiave, no? Ma anche io poi che cosa cazzo me ne vado con un'accetta a giro nel nulla? Via, 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 torna... Io la luce l'ho lasciata accesa, l'ho vista spengersi l'accendersi, spero. Casa di Blaze, sì sì va bene, casa di sto cazzo, monta a macchina. Sì sì va bene, tutto a posto a Ferragosto. Ora ci leggiamo un po' di diario. Oh, e vediamo di fare un po' di chiarezza, bimbi. Non me lo fa leggere qui. Va bene, allora ci spostiamo, dai. Allora, mappa. Qua è questa cosa che spenge la radio quando c'è la mappa. Non me la fa nemmeno zoomare la mappa. Vabbè. Quindi. Quindi. Io devo rigirarmi. E poi andare a sinistra per salire su. Perché poi c'è tutti quei percorsi a piedi che... Aspetta! Guarda qua nell'angolo! C'è un posto che si fa con la motoslitta, mi sa. Ecco perché c'è la motoslitta. Ecco, e ci arrivo laggiù. Vabbè, io intanto mi rigiro, A destra. Devo scendere giù. E poi a sinistra. Ora però, ora che sono qui,
quanto devo andare avanti? Perché fra un pochino sulla destra c'è un percorso da fa a piedi. Ma io col cazzo che vado nel percorso da fa a piedi al buio. Voi altri vi drogate. Ma veramente vi drogate male. No, poi stasera che sono da solo in casa col cane. Bel ciuccio. Eccolo, eccolo invece, guarda. Questo pezzo qua, guardate un po', bimbacci. Guarda. Motoslitta, vedi? Avanti con le motoslitte. Sì, a me me lo motopuppi. Io vado con la macchina. Che è successo qui? Che cazzo? Fermati! Nuova annotazione nel diario, non me lo fa aprire il diario! Vabbè, andiamo via, tanto. Ora me lo fai mettere il fucile però, Cristo e Dio! Se no non mi muovo neanche. Primo lupo che si avvicina lo freddo. C'è nessuno qui? No, bauliera, qualcosa in bauliera? Ispeziona un singolo stivale, pellicola Polaroid. Sono i soliti, è la famiglia che se n'è andata. Madonna delle rose. Poveracci, sono passati di qui. Ma povere creature. Sembra il manuale appartenga a Wilfred Roy. Sì, il mio istinto si ravviva, ma ho già capito qual è l'andazzo. È un andazzo del cazzo, te lo dico io. Porca boia, di Vium si scende, eh. Cioè, ma aspetta, ma qui era il punto dove io. E porca merda, c'ho da arrivarci tutto a piedi. Da quel punto maledetto come volevo fa? No, no, dammi il fucile, Cristo, iddio, dammi il fucile. Non faccio un passo senza il fucile. Madonna, madonna. Via, fai la Polaroid. Che palle te la Polaroid. Dai, tanto lo so che va di là. Ci gioco il testicolo destro. No, qui addirittura non c'è nulla. C'è un'impronta laggiù, vedo. Vedo un affarino là. Alta quanto un uomo in piedi, come un gorilla. La cosa lo terrorizzava. E ci credo che ti terrorizza. Fai bene se terrorizzato, figlio mio. Andiamo. Mi fai una sega col fucilino a lui qui. Nuova annotazione su tua mamma. Ma che cazzo me l'ha fatto fare? Dai, via, c'è da farsi un attimino un'idea, bimbi, eh. Allora, un caso di vandalismo. Figlio di un ricco banchiere di Chicago, Hamilton ha trovato la sua Eldorado nel nord del Quebec, dove ha fondato una miniera di rame facendo prosperare il piccolo patrimonio in famiglia. Non puoi fare fortuna senza spezzare qualche vita. E questo è il motto di Hamilton. L'espansione della miniera di rame non gli ha certo portato molti amici. Hamilton accusa i Creed di attaccare la sua proprietà, soprattutto la sua villa di caccia a nord di Chickabum, quella laggiù in cima che per arrivarci c'è da andarci a piedi, un altro modo per farsi nuovi amici, ecco. Di certo i Creed non lo amano, probabilmente le sue miniere hanno irritato il grande spirito. Porco cane, questo caso di vandalismo fa proprio per me, c'è bisogno dell'occhio di un esperto. Incontrerò Hamilton all'Emporio e poi invece abbiamo visto che l'Emporio. Giusto? Devo indagare un paio di finestre rotte e mi ritrovo un cadavere fra le mani. Mi è stato ucciso. Devo fare luce sull'accaduto. Che colpo di scena. Poi abbiamo Carl, che dovrei essere io, Hamilton e quant'altro. No, qui abbiamo delle foto fatte randomiche. Ok. E qui torniamo alla parte iniziale, dove abbiamo lo schianto. Un incidente. Non mi spaventavo così dai tempi della Corea. Vabbè, qui abbiamo il discorso dello schianto, c'è questa foto di donna e c'è sta cazzo di scatola chiusa, eccetera, eccetera, ma non ci interessa relativamente. L'omicidio di Hamilton, la giovane donna e la caccia. Noi adesso siamo nel momento della caccia. Però qui vi dice controllare il rifugio di Hamilton. Madonci. Mi serve un cappotto, l'abbiamo preso, un mezzo di trasporto adatto, che non ce l'ho ora. Quindi io a piedi non ci posso andare, qui io ci devo tornare ragazzi con la motoslitta, perché laggiù vedete è tutto sbaracchito.
Verso me, ma non posso commentare l'indagine senza dare un'occhiata al rifugio di Hamilton. Vedi, sarà però è crollata. Non credo proprio di poter fare tutte quelle miglia a piedi. Giura, scoprire come togliere di mezzo quella muraglia di ghiaccio comparsa dal nulla. Problema minore. La muraglia di ghiaccio qual è? Non l'abbiamo ancora trovata. Ho incontrato il vecchio un po' matto e quello ci siamo. Praticamente ci manca solamente quella situazione lì. Ok. Quindi a regola dobbiamo passare di qua, ma c'è da fare tanto a piedi. Prendiamo la Polaroid e vediamo un po' che ci dice. Guarda che abbiamo la Polaroid che è notturna. Oh, ma te che dici? Sì, sì, sì. Vieni, amico, vieni, figlio mio. Hai già pensato a te. Vieni, uzzitto. Eccola, la muraglia di ghiaccio. Eccola. Oh no! Maremma maiala. E questi? Canonebbe difficoltà a riconoscere. Ah, quella è la famiglia! Cosa volete, bimbi? Devo andare di là. Capito! Sono quelli che ho visto io! Oh, mamma mia, che storia! E te? Me l'aprite voi altri, ragazzi, il ghiaccio? Cioè, io quindi vi ho liberati, devo fare... Aspetta! L'ho fatto cadere così! Hai freddo, bimbo, eh? Sì, ho capito, ragazzi. Il muro praticamente adesso a sto punto lo dovrei aver buttato giù, allora. E infatti, mi ci vuole ora la... Ho già salvato le 4 vite che mi servivano per aprire il muro. Perfetto. Quindi ora non ci resta che andare da... Tutte le impronte del lupo. Va bene. Andiamo, ragazzi, si va a prendere la motoslitta. Stiamo andando avanti. Ho le lacrime all'occhio, mi sto cacando sotto in un modo, ragazzi, che voi non avete idea. Ragazzi, io non sono un player come tanti, eh. Io sono uno così buttato lì. Aioia. Va bene, quindi adesso dobbiamo tornare a prendere la motoslitta, ragazzi. Tanto vi faccio sto regalo perché dovrei staccare, ma non stacco mica. Tanto finché non vado a un fuoco non posso salvare, quindi dobbiamo tornare. Io quello che non capisco però, ragazzi, sapete cos'è? È il progetto segreto, quello con il ponte che noi abbiamo sdoganato, sbloccato, e poi non ci ha fatto fare nulla di che però. Quindi adesso, ora però fammi fermare un attimino perché c'è da ragionare, bimbi, eh. Dobbiamo andare. Fermati, auto. Dobbiamo andare fino in fondo dalla parte di là, quindi la prima strada a destra dopo il ponte. E c'è da farla fino in fondo. Ok. Va bene, ci sta. Prima strada a destra dopo il ponte. E c'è da farla fino in fondo per andare a recuperare la motoslitta. Però poi ci sarà un po' di luce. Ecco. Che merda. Ora mi sgovo. A vedere, eh. Un stioppo ora. Sapevo. Quindi la prima strada a destra. Dopo il ponte. Gir. Equilibra. Cioè, praticamente in questo gioco fare tutto in un giorno e una notte? Ma al di là di questo. Piano! Piano! Ecco, sì. Siamo nella Tamiflu occidentale. Tante cose non le ho sbloccate però, ragazzi, eh. Tante stanzine, robetta così.
Speriamo che mi servano chiavi e calamite perché sennò sono rovinato. Allora, aspetta, ferma un po'. La regola, mi basta guardare la mappa, però. C'è sempre un bel po'. No, accendi la radio che fa un attimo. Le montagne, mo dovesse va a finire. Dove andiamo, bimbi? E da cazzo addosso. Poi il buio, ho sempre paura che mi spunti qualcosa. Tipo. Oh io! Oddio! E gira, Cristo, Dio! Aspetta un po' che te un tavolo mi ha fatto. No, fermo, fermo, così, fermo. Te non mi ricordo se t'avevo fatto, eh. Mi sembra di sì, però, eh. Nel dubbio ti rifotografo, però. Dietro. Esattamente, dietro, quindi di qua. Sì, vabbè, siamo amici io e te, tanto, 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 tanto. Però io se vengo giù ci vengo col fucile, mi dispiace. E dove sto andando però? Io vado a dritto dove mi dice la situazione, ma se c'è qualcosa di interessante, perché vedi, seguendo le orme, tanto alla fine è sempre così, devi seguire le orme e ti porta in situazione, no? Però poi dopo ho paura di ritrovarmi in una situazione con Migalba, ma da me è tutto buio. Ma io perché devo inseguire i lupi? Ora sta a vedere, eh. Guarda dove sono. Guarda quanto cazzo mi sono allontanato. Allora, io rimetto su il mio amato ciofile e rivado indietro, seguendo le impronte al contrario. Che a me a te voi tanto bene, ma preferisco finire il gioco che finire io. Andiamo. Su. No, non finire l'energia ora. Che se arriva un lupetto, sono cassi da cagare, bimbo. Io te lo dico. Ecco, ma parli di lupetti. Ah. Qui è dove. Oh. Qui è dove è esploso tutto, la caverna. Che tra le altre cose ha ancora rugiola. Vabbè. Bene così. Allora, io la macchina dove l'ho però? A sto punto io credo che. Sì, alla mia destra, dai, siamo arrivati. Alla monta. La luce della mia macchinina. È uguale, me la faccio con. Non già ho problemi, me la faccio anche con la mappa. A sto punto lupiolu. Non ci sta più. Vai! Buonanotte, cinghialone! Io ormai vado a prendere il barambolla giù, poi dopo se ne riragiona. Vado a salvare e poi vado a prendere il carambolla. Ma poi dopo ci salutiamo, tanto. Perché io ce la fa sempre un miliardo di cose prima di andare a letto. C'è anche da mettere su delle foto per i patroni e per i sub. Ve le metto. Sul blog ci sono delle anticipazioni su tutta la roba che è arrivata dagli sponsor. Se questo riparte. Siamo così, stasera si allunga qualche minuto di più, dai. Oh, a regola, ora che ci penso, si può anche andare dritto perché vedi, finisce la strada. Ok. Tutto, la tanichetta, però prima fammi lasciare qualcosa qui perché c'ho troppa roba. Tipo queste bottiglie qui le lasciamo. La ciccia, ma lasciamola. L'accendifuoco non lo lascio, con le sigarette ne lascio qualcuna. Ah, alleggerirmi mi fa stare meglio, vedi, martello tanto non ci faccio nulla. Proiettili è bene tenerli. Questa robina lì, la tanica di benzina vuota mi serve ora. Vai. Allora. Andiamo.
Bello al buio come sempre. Guarda dove è accesa la luce, diavolo, il paradiso ti dice. Vaffanculo, visto il cencio muove, mi sembrava un lupo. Allora, via la tanica, vai. Vieni, riempi, riempi. Wow. Vedete? No, 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 scherzavo. Sì, ma io voglio scendere. No, voglio scendere. No, voglio scendere. Sì, lo so, mi fai scendere? Ok, ora mi fai scendere, vero? Fammi scendere, cazzo! No, mi devi far scendere. Mi devi far scendere, no? Cioè, scusami. Oh, devo premere tab per scendere. È andata bene, dai. Dai, andiamoci a riscaldare, bimbacci. Ok, salvataggio. Bene, bimbi, siamo arrivati qua. Si va verso la muraglia. Prossima meta, Muraglion. E andiamo verso l'infinito e oltre. Allora, usciamo dal gioco. Mamma mia, è stata una bella avventura, ragazzi, per Oracona, eh? Partito un po' lento, ma si sta dimostrando veramente un gran bel gioco. Veramente un grande o bello e gioco. Allora, ora si alleggerisce un po' che l'ho staccato. Bene, detto questo, bimbacci, grazie per aver partecipato alla live, grazie per averla seguita, grazie per aver visto insieme a me questa ulteriore parte di Icona. Per noi anziani è giunto il momento di andare a nanna. Buonanotte, sciagarie, come sempre, tante care cose e il nostro motto, catch and release. Grazie ancora per aver partecipato, grazie per le donazioni, grazie per le sub. Ciao bimbi.